Buona domenica, carissimi amici. Veramente straordinaria è questa domenica perché è la domenica di Pentecoste. Ecco, la discesa dello Spirito Santo, ecco, lo Spirito che procede da Dio Padre attraverso Gesù Cristo che è ritornato alla destra del Padre e che invade il cuore, l'animo degli amici che erano stati con Gesù 3 anni. E che lo avevano visto ritornare al Padre, e avevano avuto la conferma che erano stati non solo con un uomo, un vero uomo, il figlio di Maria di Nazareth, ma con il figlio eterno di Dio, il Cristo. Ecco. Se ci possiamo e ci dobbiamo porre la domanda, ma Gesù, Gesù Cristo, che è venuto a fare sulla terra se è vero che è il Figlio di Dio? Ecco, dobbiamo cercare di approfondire questa verità. Io proprio l'altro giorno con un amico ristretto nel carcere di Cosenza, che saluto affettuosamente, recitavo questo mio scritto che ho anche musicato, ecco, sulla verità di Gesù Cristo. Chi è Gesù Cristo? E che cos'è la nostra vita? La verità, chi è la verità? La verità è cangia su momento. Non signo io che faccio girare un mondo, non signo io che faccio alzare un vento, e a chiove a morire un giorno niente. La verità è bella, la verità, ma noi facciamo tutto per non ci pensare, perché fa male a pensare che non siamo niente. Perciò parliamo sempre, ma senza dire niente. La verità è che siamo malati. Credimo che vidimo, ma siamo ciecati. Guardiamo poco e senza intelligenza. E ne fermiamo sempre e solo all'apparenza. Che triste, ecco, fermarsi all'apparenza. L'apparenza inganna. Bisogna andare oltre le apparenze, perché la verità di tutto è Dio, che a suo momento, ad ogni momento, assieme a tutto e a tutti, mi fa essere già su mondo, perché io non mi do la vita da me, e nemmeno data mamma e padre, ma perché è Dio che dà la vita a tutti. E a tutti, è Dio che a suo momento, assieme a tutto e a tutti, mi fa essere già suo mondo. Io, signo libero, davvero, e solamente, se mi ne accorgio, se mi ne rendo conto, e se ci credo veramente. Perché tra il dire, io sto dicendo, ma io ci credo nelle cose che sto dicendo, io, Don Giancarlo. Ecco perché dico senza etia, Signore e amico mio, Gesù Cristo, questo è Gesù Cristo. Non è possibile a nessuno, e manca a me. San Pietro fosse rimasto Simone, un pescatore da Galilea, che se andava all'ufficato con la moglie, con le figlie, con quelli che lavoravano con lui, che non conosceva su Simone della Galilea. Invece San Pietro è diventato San Pietro. Perché? Si è spruzzato? No, ha incontrato Gesù, che ci ha bruciato tutti i suoi limiti, tutta la sua mancanza di fede in Dio. Ecco, perciò Gesù ha fondato la Chiesa su a San Pietro, amici miei. Un cristianesimo non è una chiacchiera. Ecco. Senza etia, Signore, amico mio, non è possibile a nessuno e manca a mia. Su tutte chiacchiere che non servono a niente, vieni, Signore mio. Ecco, vieni Spirito Santo, oggi che è Pentecoste, e fammi credere veramente. Tu sei venuto l'altro mondo qua a ne portare tutta quanta a verità. Chi è Dio? Chi sono io? Chi è il mio prossimo? Non sei venuto per ne far stare buoni, per ne far stare tranquilli o a ne portare fortuna. Tu sei venuto ad ammazzare la morte, chi la catena brutta, chi ne stringe a forte. Tu sei venuto per ne rapire le porte e l'altro mondo. E a ne portare a vera libertà. Ecco, ma questa vera libertà Gesù ce la dona se noi stiamo con Lui, se seguiamo Lui. Oggi come si segue Gesù? Seguendo questo uomo, ecco, Francesco,
che si chiama Giorgio Mario Bergoglio. Ecco, questo è il vicario di questo uomo, di Cristo, del Cristo. Ecco, vicario. Allora ascoltiamoci. Domenica scorsa ha detto che Gesù è asceso al cielo e nella signoria di Dio. Domenica scorsa l'ascensione è presente in ogni spazio e tempo vicino ad ognuno di noi, quindi siamo tutti sotto lo stesso cielo, in fondo ha detto quello che dice la nostra sigla dice ogni volta che ci incontriamo. Quindi ascoltiamo Papa Francesco. Da quel giorno per gli apostoli e per ogni discepolo di Cristo è stato possibile abitare a Gerusalemme, in tutte le città del mondo, anche in quelle più travagliate dalla ingiustizia e dalla violenza, perché sopra ogni città c'è lo stesso cielo ed ogni abitante può alzare lo sguardo con speranza. Gesù, Dio è uomo vero, col suo corpo di uomo, è in cielo. E questa è la nostra speranza. È l'ancora nostra che è là e noi siamo saldi in questa speranza se guardiamo il cielo. Quanto è bella questa immagine dell'ancora, no? Mi fa ricordare quell'aneddoto bellissimo del bambino, no? Allora, noi siamo legati a Dio attraverso Gesù, che è stato qui sulla terra e è ritornato alla destra del Padre, e noi siamo legati a Lui. Lui ci ha anticipato alla destra del Padre. Noi siamo destinati lì, non siamo destinati al cimitero, a una cassa è morta, a una cappella. Noi siamo destinati alla vita eterna e siamo legati a Gesù perché siamo stati battezzati, comunicati, cresimati, no? Quindi apparteniamo a Lui, però siamo quello che siamo. Allora siamo legati a Lui da un filo. Quando noi pecchiamo, e io pecco 1.000 volte al giorno, il filo che ci lega a Dio attraverso Gesù si spezza. E che cosa fa Dio? Attraverso Gesù, che è morto sulla croce per noi, ci fa un nodo a questo filo. E quindi a botta di peccati, di sbagli, anche i più grossi, noi ci avviciniamo a Dio, si accorcia la distanza tra noi e Dio e cresce dentro di noi la gioia e la forza e il desiderio pure di vedere Dio. Ecco perché finché viviamo su questa terra non saremo mai soddisfatti da niente e da nessuno. Allora, il cristiano è uno che ha questo spirito di Cristo che continuamente ci lega a sé e a Dio facendo dei nodi continuamente perché noi ci stacchiamo da Lui. Allora, lo Spirito Santo vuole realizzare questi uomini sulla terra, ecco, uomini capaci di comprensione e di amore vero a Dio, perché è Padre che perdona, e ai fratelli con i quali camminare insieme. Lo Spirito Santo, ha detto Papa Francesco, fa cristiani reali, non cristiani da salotto, casassette dalla poltrona e fanno le discussioni, ma che vivono con semplicità la vita di tutti i giorni. Ascoltiamolo. Ma noi, nella nostra vita, abbiamo nel nostro cuore lo Spirito Santo come un prigioniero di lusso. Non lasciamo che ci spinga, non lasciamo che ci muova. Fa tutto, sa tutto. Sa ricordarci cosa ha detto Gesù, sa spiegarsi le cose di Gesù. Soltanto lo Spirito Santo non sa fare una cosa. Cristiani da salotto, questo non lo sa fare. Non sa fare cristiani virtuali, ma non virtuosi. Lui fa cristiani reali. Lui prende la vita reale com'è, con la profezia del leggere i segni dei tempi e ci porta avanti così. È il grande prigioniero del nostro cuore.
diciamo, è la terza persona della Trinità e finiamo lì. La speranza qual è, amici miei? La vera speranza è, bisogna sperare fino alla fine, finché c'è vita c'è speranza, ecco, di poter sperimentare questa potenza dell'amore di Dio, che è lo Spirito Santo, questo è, che può cambiare i nostri cuori. Ecco perché non dobbiamo avere paura del peccato, perché il maligno, il diavolo, dopo che pecchiamo, ecco, ci scoraggia, ci vuole fare deprimere, ecco, oppure quando subiamo, perché il peccato lo subiamo e lo facciamo, a questa dinamica, ci vuole fare scoraggiare. Invece Gesù no, dice coraggio, coraggio, io sono con te. E questa esperienza ci fa diventare capaci di dare testimonianza a Gesù anche a costo della vita. Quindi sentiamoci questo intervento di Papa Francesco sui missionari, che è bello, che sono questi nostri fratelli che hanno aperto il cuore all'amore di Dio e poi che hanno desiderato bruciare la vita per la gloria di Dio. Sentiamo. I missionari nostri, questi eroi dell'evangelizzazione, i nostri tempi, l'Europa, che ha riempito di missionari altri continenti, e questi che se ne andavano senza tornare. Credo che è giusto che noi ringraziamo il Signore per la loro testimonianza. È giusto che noi ci rallegriamoci in questo di avere questi missionari che sono vero testimoni. Io penso, come è stato l'ultimo momento di questi? Come questo? Il congedo, come Saverio. Ho lasciato tutto, ma valeva la pena. Anonimi si sono andati. Altri martiri, cioè offrendo la vita per il Vangelo. È la nostra gloria, questi missionari, la gloria della nostra Chiesa. La gloria.